Sono Danila Torcoli, ho 69 anni e sono strafelice di essere qui nella palestra che ha dato il via a tutta questa mio meraviglioso mondo e che ha cambiato veramente la mia vita. Non avevo mai fatto sport fino a 60 anni, mai, mai un giorno di palestra. Non sapevo cosa fosse uno stretching, cosa fosse un bicipite, cosa fosse un muscolo. Non sapevo nulla del movimento corporeo. Lavoravo, mi dedicavo alla famiglia. Quando per sbaglio ho visto una ballerina di pole dancer proprio in questa scuola danzare sul palo, ho avuto come una folgorazione, ho detto no. È troppo bello perché ho visto quest'unione fra la danza, la leggerezza, la leggiadria e poi anche la ginnastica, il movimento del corpo forte, flessibile, flessuoso. Insomma, ho visto tutto nella pole dance e veramente mi ha rapito. Proprio in quel momento io ho detto no, ho 60 anni, non ho mai fatto niente per il mio corpo, questa cosa la trovo meravigliosa, perché no? Ci provo, ci provo, ci provo e ci provo. E è stato bellissimo come le insegnanti hanno creduto in me e mi hanno sempre spinto a continuare e sempre dato tanto, tanto entusiasmo anche per il loro esempio, perché vedendole tutte meravigliose, tutte bravissime, mi sono veramente caricata. E le allieve perché, pur essendo molto più preparate di me, perché magari arrivavano anche da esperienze di danza o di ginnastica artistica o altre cose o altri sport, quando facevo un piccolissimo progresso mi incitavano, mi applaudivano, brava Danila, e tutto questo mi ha spinto a continuare e non solo, poi mi ha spinto a continuare il fatto che ho iniziato a stare meglio, ma molto meglio, sia fisicamente che mentalmente. Io arrivavo in palestra veramente arrabbiata, stanca per il lavoro, arrabbiata perché avevo dei problemi in famiglia e uscivo tutta sorridente, uscivo scaricata, uscivo con grandissimo benessere sia nella testa che nel corpo. Ho sentito ragazze chiedermi, ma io ho già 20 anni, posso incominciare a fare la pole dance? Ma io ho già 23 anni? Ma assolutamente, se uno ha voglia, ha passione, può iniziare anche a 70, anche a 80 anni, ma non solo la pole dance, qualunque tipo di attività fisica o comunque se ha un sogno nel cassetto, qualunque tipo di sogno lo può tirar fuori dal cassetto. Magari, come mi sarebbe piaciuto diventare un pittore. E comprati i colori anche se hai 80 anni, magari sarai una scoperta, ma magari non la sarai, però ti diverti, fai quello che ti piace. Tutti i tipi di sport, magari alcuni no, però la pole dance assolutamente sì, si possono affrontare a qualunque età. È chiaro che io non diventerò una campionessa mondiale di pole dance. Però quello che voglio dire è che io sono felice, mi sento bene, ho un corpo che è diventato elastico, che non ha più gli acciacchi che avevo prima dei 60 anni, mi sono passati tutti. Bisogna seguire i propri sogni, non bisogna farsi assolutamente dei pregiudizi sull'età, sulla condizione del corpo. Tante mi chiedono, ma io sono grassa, posso farlo? Ma caspita, si vedono dei filmati di ragazze bellissime che sono comunque sovrappeso e che si arrampicano e sono leggerissime. Se hai voglia di farlo, lo fai.